Intanto buonasera, buonasera a tutti, un grazie per l'invito, grazie all'amico Claudio Marciano per avermi, insomma, averci tenuto alla mia presenza. Saluto la Paola Villa e gli altri colleghi. Beh, dunque, sì, cerchiamo di essere sintetici. Io vi faccio una breve cronistoria di quella che è stata la mia esperienza nell'ambito della situazione con Acqua Latina. Poi Carla Amici forse ha una memoria storica ancora maggiore, essendo sindaco da più anni, e quindi conosce anche ulteriori fasi di questa storia. Beh, dunque, intanto non ce lo dimentichiamo che nel 2011 27 milioni di italiani hanno votato un referendum a favore della gestione pubblica del servizio idrico, e mi fa piacere anche ricordare che quei quesiti del referendum sono stati elaborati dal professor Alberto Lucarelli. Non vi dico questa cosa così a caso, poi capirete perché. In campagna elettorale, prima che diventassi sindaco, avevo messo nel mio programma la ripubblicizzazione, e come tale poi da giugno 2016, nel momento in cui sono diventato sindaco del capoluogo di provincia di Latina, mi sono battuto per questo. Devo dire che già nel 2013 c'era stata una delibera votata all'unanimità nel lato 4, in cui si esprimeva la volontà da parte dei comuni del lato di avviare questo percorso. Noi ci siamo trovati, noi intendo come comuni, intanto perché la ripubblicizzazione? Perché, vabbè, diremo cose banali, ma vanno fissate questi concetti. L'acqua è un bene comune primario sul quale non si può far lucro, e quindi la visione non è che uno fa una demonizzazione del privato, ma semplicemente quello è un bene prioritario del quale, senza il quale l'uomo non può vivere, e quindi su questo non penso ci siano dubbi. C'è stata una gestione di Acqua Latina che sappiamo che dal punto di vista politico ha rappresentato il classico poltronificio. Sono cadute amministrazioni sulla gestione e sulla spartizione delle poltrone. Adesso non sto qui a elencarle perché il tema sarebbe troppo lungo. È stato comunque, diciamocele queste cose, un feudo di Forza Italia, no? per anni. Adesso magari è tornato anche a diventarlo per alcune scelte recenti, di tipo elettorale, consigliare provinciale. Questo servizio ha prodotto un aumento vertiginoso delle bollette. È stato fatto un calcolo che nell'ambito del comune di Latina, insomma, c'è stato un aumento di circa il 500% nel corso di alcuni anni. C'è una dispersione idrica di circa, che possiamo così approssimare, tra il 60 e il 70%, quindi in tutti questi anni di gestione di Acqua Latina, da parte di Acqua Latina, questo aspetto non è mai stato risolto. E poi succede quello che è successo qui a Formia, quello che è successo appunto nei comuni del Sud Pontino e nei comuni dei Monti Lepini la scorsa estate. A un certo punto nel 2017 veniamo a sapere che tra Veolia, che è l'azienda, che è la società privata che sotto il nome di Idrolatina il controllo del 49% delle azioni, decide di vendere ad Acea. Intanto questo concetto di società partecipate poi è sempre molto così, no? Perché il 49% del privato basta che ha qualche comune, insomma, che si mette un po', che sta dalla stessa parte del privato, e ha facilmente la maggioranza, o facilmente si oppone a certe scelte. E con Carla ci siamo trovati qualche volta a protestare proprio per queste modalità. Oppure, vabbè, sapete come funziona la politica, si fa cadere anche il numero per quanto riguarda il numero legale, per quanto riguarda la possibilità di voto. Beh, ci siamo opposti chiedendo un parere pro veritate al professor Lucarelli. Perché? Perché Veolia è diventato il socio privato grazie ad una gara ad evidenza pubblica, per cui non poteva vendere direttamente le quote da un privato a un altro privato, e questo parere di fatto ha bloccato questa trattativa. Adesso c'è un ricorso in atto, ma comunque rappresenta dal punto di vista giuridico un riferimento. Veolia a quel punto
vuole trattare con noi. Noi facciamo una ennesima tra i vari, nelle varie assemblee del lato 4, votiamo nell'agosto del 2016 sempre una delibera in cui esprimiamo tutti la volontà di passare alla gestione pubblica. Insieme ad altri sindaci che eravamo stati eletti, già eletti, insomma individuati come rappresentanti, siamo andati anche a parlare con il presidente, con l'italiano, con il referente italiano di Veolia, e abbiamo detto proviamo ad intavolare una trattativa. Vi ho fatto tutta questa cronistoria per dire poi a un certo punto dove siamo arrivati. Siamo arrivati anche a fare un cronoprogramma in cui abbiamo detto si nomina un advisor legale ed economico finanziario, si individuano anche i crediti, anzi soprattutto i crediti, perché andare a acquistare quote significa poi andare a tirar fuori dei soldi che le nostre casse comunali in questo momento non è che abbondiamo, e quindi si è fatto un ipotetico calcolo che forse, dico forse, riprendersi tutte le quote è a un costo quasi un costo zero, ma vogliamo essere anche ottimisti, non dobbiamo essere così ottimisti. E quindi noi siamo a questo punto ci siamo arrivati, diciamo, lo scorso anno, nel 2017. Il cronoprogramma sta lì. Una volta individuato l'advisor e impostata una trattativa, si dovrebbe poi votare questa ipotesi, questa possibilità, e poi ognuno nei consigli comunali va ad esprimere questa possibilità, e quindi questo potrebbe essere il percorso. Ci sono state le elezioni provinciali adesso nell'aprile ultimo scorso. Io mi auguro, e lo dico sempre, che questa volontà sia espressa e sia mantenuta, e per essere mantenuta dobbiamo sostanziarla nei fatti. Giustamente Paola Villa dice: io adesso sono arrivata dopo, cerchiamo di capire a che punto siamo arrivati. Mi piace anche sottolineare, e chiudo, mi sono allungato anche troppo, che tra le varie battaglie che abbiamo sostenuto c'è stata anche quella di impedire che fossero installati i dissalatori qui a Formia, a Gaeta e all'intorno, e devo dire, grazie anche all'impegno di Sandro Bartolomeo, che alla fermezza che ha fatto sì che insomma fosse, non passasse questa possibilità. E ricordo che poi, ecco, di essermi anche battuto, e con la stessa Carla, in assemblea, nell'assemblea del lato, per far sì che non venisse votata questa possibilità, che avrebbe creato un problema, perché Formia è un problema anche sull'equilibrio, insomma, idrogeologico. E quindi dicevo, adesso siamo arrivati a un punto in cui si deve un po' ricominciare. Un cronoprogramma c'è, va discusso, però la sensazione, e vi ripeto, questa è una sensazione, che su questo discorso della ripubblicizzazione tutta questa volontà politica unanime non ci sia, perché arriviamo sempre a uno stesso punto, ci riempiamo tutti la parola, la bocca di l'acqua, il bene primario, le cose che ho detto, che sicuramente sono condivisibili da parte di qualsiasi sindaco, però ho la sensazione un po' gattopardesca che si muovano un po' le cose per far sì che non si cambi niente. Mi auguro che possa essere smentito dai fatti. Mi complimento anche con l'iniziativa di Formia riguardo la class action, mi riprometto anche di pubblicizzare questa iniziativa anche nel comune di Latina, che so che già sta seguendo. Ognuno deve fare la propria parte. Riguardo al discorso del bilancio, io non credo che un bilancio possa essere anche tecnicamente a posto e lo si possa votare, poi se magari c'è qualcosa di tecnicamente illegittimo, poi sta alle altre strade giudicarlo, insomma. Quindi su questo, ecco, apro e chiudo questa parentesi, cioè, perché qualcuno potrebbe dire: ma come, stai facendo tutta questa battaglia, poi voti anche il bilancio? Insomma, il bilancio poi Carla magari
essendo, avendo le mani in pasta più dirette, essendo più tecnica, potrà anche spiegare meglio questo concetto. Quindi ognuno faccia la propria parte e i cittadini giustamente devono avere questa attenzione. È un momento, io ritengo, difficile per questo paese, però c'è stata questa proposta promossa anche dal presidente Fico, e non mi prendo alcun merito assolutamente, ma insomma in occasione di un incontro pubblico a Napoli in cui ero stato invitato dal professor Lucarelli, era presente il presidente Fico, che è di Napoli ovviamente, si era appena insediato, e gli strappammo, diciamo, la promessa di promuovere la legge che appunto adesso è stata proposta alla Camera, per far sì che appunto si passi a questo obiettivo che mi auguro, vi auguro e ci auguriamo tutti che in qualche maniera possa essere raggiunto. Grazie.